È l'alba di un nuovo giorno. Si diradano le nubi, riscopriamo luoghi a noi familiari. Ripartiamo da dove avevamo lasciato, in spazi che tornano ad illuminarsi, a riprendere vita. Passo dopo passo, riprendiamo contatto con le piccole cose, i piccoli gesti, portando attenzione ad ogni singolo progetto. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, sviluppando nuove idee, progettando nuovi traguardi, guardando al futuro con un'energia tutta nuova. Riprendiamo in mano la nostra vita, la nostra quotidianità, con i timori che svaniscono e la speranza che rinasce. Apriremo nuovi scenari. Lo faremo insieme, con la forza e le idee che solo il gruppo sa dare, con la passione, i valori e i principi che ci hanno accompagnati da sempre, e una nuova consapevolezza, un orgoglio tutto italiano. Dal catamarano di Oberdan Caposano, Fiumare, Abruzzo, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati in questo appuntamento che oggi ospita e torna ad ospitare il sindaco di Pescara, Carlo Masci. È davvero un piacere e con il primo cittadino vorremmo subito brindare con dell'ottimo vino firmato Terzini di Tocco da Casauria a questo nostro incontro. Cine, sindaco. Un caro saluto ai telespettatori. Come vedete, location insolita perché siamo sul fiume Pescara, stiamo percorrendo il fiume che tutto l'Abruzzo ama e preferisce, il fiume Pescara, e con questo ben di Dio tutti i prodotti freschi, prodotti del mare Adriatico, offerti e gentilmente preparati da Profumi di Mare a Villa Raspa di Spoltore, salutiamo l'amico Serafino, noi diamo vita a questo nostro incontro a tavola. Intanto ne abbiamo fatte di interviste, caro sindaco, ma questa è un'intervista tutta particolare, in una location fantastica. Paolo, è sempre un piacere fare le interviste con te e poi devo dire che questa volta hai scelto proprio un ambiente ideale, soprattutto da valorizzare, perché il fiume a Pescara troppo spesso è stato il volto B della città, invece dovrebbe essere il volto principale, come succede in tante città del mondo che valorizzano le loro coste, i loro fiumi. Su Pescara questo non è ancora avvenuto, ma io mi auguro di poterlo fare. E poi saluto anch'io Oberdan e Serafino, perché Oberdan è un'istituzione lungo il fiume Pescara, perché io me lo ricordo quando ero ragazzino e mi divertivo con un motoscafo a fare sci d'acqua e lui c'era ed era presente. I pescaresi veri se lo ricordano da sempre, quindi siamo sempre piacere a distanza, qui, sindaco, quindi rispettiamo le regole e quindi continuiamo ad ammirare questo panorama suggestivo, lo continueremo a fare per tutta la trasmissione, per tutto il programma, ma io vorrei subito entrare nel merito del nostro incontro, perché è il primo incontro post-Covid. Sindaco, che periodo ha trascorso lei? Davvero un periodo turbolento, un periodo che l'ha vista davvero in prima fila tutti i giorni H24. Sì, abbiamo vissuto pericolosamente, direi, perché ci siamo trovati di fronte a una pandemia mondiale, una situazione impensabile. Se qualcuno mi avesse detto che avrei fatto il sindaco nel bel mezzo di un dramma epocale che non si era mai verificato, avrei detto non è possibile, invece è successo. Devo dire che ci siamo difesi benissimo, però la città è stata tutelata sin dall'inizio, sin dalle prime notizie. Io ricordo quella notte tra il 7 e l'8 marzo, quando il Presidente del Consiglio Conte fece quella conferenza stampa avvertendo gli italiani che stava succedendo qualcosa, ma ancora non se ne conoscevano i contorni. E da allora io ho capito che c'era da prendere provvedimenti seri, provvedimenti che non erano mai stati presi, e soprattutto bisognava
ragionare sulla velocità dei provvedimenti. Il lunedì mattina io ho chiuso il mercato del lunedì, che è il mercato più grande del centro-sud, dove si sarebbero incrociate migliaia e migliaia di persone, e quel mercato sarebbe stato sicuramente un veicolo di contagio molto espansivo. E invece, bloccando quella situazione e a seguire bloccando i cimiteri, bloccando i parchi, impedendo le manifestazioni, abbiamo impedito che il virus potesse espandersi nella città di Pescara, così come abbiamo bloccato gli arrivi da Milano, dal nord, quando ci sono stati la settimana successiva. Quindi abbiamo fatto provvedimenti che sicuramente hanno tutelato Pescara, e devo dire che ne siamo usciti benissimo, perché Pescara è stata una città che, per come si presentava e per la sua capacità di attrazione, era una città a rischio. Oddio, invece siamo stati tranquilli. Sono stati morti, però. Migliaia di contagiati, ed è successo di più in provincia di Pescara che nella città di Pescara. E anche adesso i pochi contagi che registriamo settimanalmente sono contagi che si riferiscono quasi sempre a situazioni della provincia di Pescara e a cluster definiti come le case di riposo, l'ospedale, persone che convivono con dei contagiati o che hanno convissuto con dei contagiati. Ma la città di Pescara, come popolazione, devo dire che è abbastanza tutelata e comunque è quasi esente completamente da contagio. Certo che, malgrado il vostro impegno, malgrado il suo impegno quotidiano, non sono mancate le polemiche, perché prima lei è stato definito il sindaco sceriffo, subito dopo è stato, soprattutto il primo maggio, ricordo quel giorno, le opposizioni si scagliarono contro di lei perché c'erano stati numerosi assembramenti lungo la riviera. Ecco, secondo lei come si sono comportate le opposizioni in questo particolare momento? Io ho chiesto a tutti, in particolare alle opposizioni, di sotterrare l'ascia di guerra, perché in questo momento storico dovevamo stare tutti uniti per combattere questo contagio, questo coronavirus sconosciuto ai più. Abbiamo imparato a convivere con il coronavirus e lo dovremo fare e ancora. Dovremo farlo ancora. Purtroppo non ho trovato le risposte che mi aspettavo. Alcune polemiche mi sono sembrate inutili, pretestuose, capziose, per esempio quella del primo maggio. Io ho soltanto adeguato Pescara al resto dell'Abruzzo, perché noi a Pescara avevamo fatto dei provvedimenti più stringenti rispetto ai decreti Conte, proprio per tutelare i cittadini. Ma il primo maggio, quando i contagi erano diminuiti, quando la situazione si andava assestando, era arrivato il momento di adeguare e di uniformare Pescara alle altre città d'Abruzzo. Sarebbe stato assurdo che Pescara avesse, unica città d'Abruzzo, la riviera chiusa anche per le 60.000 persone che vivono a ridosso della riviera, perché noi non possiamo dimenticare che il decreto Conte prevedeva che ciascuno vicino casa potesse uscire per una passeggiata. Ecco, io a quelli della riviera avevo impedito anche questo per tutelarli ancora di più. Il primo maggio era arrivato il momento di lasciare liberi in qualche modo coloro che abitavano nelle vicinanze della riviera di fare quello che tutti i cittadini abruzzesi stavano facendo per tutto il periodo del Covid. C'è stata una sollevazione da parte dell'opposizione e da parte di coloro che strumentalmente volevano collocare Pescara come una città che aveva osato oltre, quando poi dopo 15 giorni non è successo assolutamente niente. Mi hanno accusato di creare le condizioni affinché il contagio si espandesse, tutti aspettavano il 15 maggio per vedere che cosa sarebbe successo. Non è successo assolutamente niente, perché noi abbiamo utilizzato sempre il buon senso, sia quando abbiamo fatto provvedimenti più stringenti perché dovevamo tutelare Pescara, e sia nel momento in cui abbiamo eliminato quei provvedimenti più rigidi per ridare ovviamente spazio e fiato alla vita dei pescaresi, perché era giusto così. Non è successo nulla, e quindi l'opposizione ha evitato di fare una volta tanto una bella figura affiancandosi al sindaco per dei provvedimenti che era giusto fare. Invece, certo, prima ero lo sceriffo, poi ero quello che
che faceva fare a tutti qualsiasi cosa. Io devo dire che per esempio un'altra grande operazione che abbiamo fatto è stata quella dell'ospedale Covid, un'operazione da 10 milioni di euro in tempi record, per la quale ci siamo battuti in prima persona in maniera forte. Abbiamo fatto un'operazione che non è costata nulla ai contribuenti abruzzesi, perché 10 milioni di euro sono stati 7 milioni di euro della Protezione Civile Nazionale e 3 milioni di euro una donazione della Banca d'Italia. Ma perché hanno fatto questa operazione a livello nazionale? Perché hanno visto che il progetto pescarese era il migliore d'Italia, ed è vero che era il migliore d'Italia, perché noi abbiamo realizzato l'ospedale Covid dentro l'ospedale, nella cittadella dell'ospedale di Pescara, in un edificio che era abbandonato da qualche decennio, in tempi record, perché dopo 20 giorni avevamo 30 posti letto disponibili per i contagiati da Covid-19, e oggi abbiamo 182 posti letto che sono a disposizione dei contagiati Covid, dell'ospedale per la geriatria, per altre funzioni necessarie, perché noi abbiamo realizzato una struttura ex novo dentro la cittadella ospedaliera in tempi record. Io dico tempi cinesi, ma abbiamo utilizzato i tempi abruzzesi e tutti quanti ce ne danno atto e ce lo riconoscono, quindi un capolavoro di cui tutti quanti potevamo essere fieri. Quindi le contestazioni le lasciamo a chi vuole contestare per forza. Giusto. Noi cerchiamo di fare le cose, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo quello che dobbiamo fare. Complimenti sindaco, intanto assaggi questo pesce fresco preparato dall'amico Serafino di Profumi di Mare a Villa Raspa di Spoltore. Io vorrei fare i complimenti anche al comandante Oberdan che ci sta accompagnando in questa gita turistica per certi versi. Bellissima. Sul fiume Pescara, sembra essere in Brasile, in qualche oasi verde. Non sembra per certi versi Pescara, sembrano essere scenari incantevoli da conoscere, da far conoscere anche agli stessi pescaresi, molti dei quali non conoscono questi angoli davvero fantastici della loro città. Intanto, sindaco Carlo Masci, è iniziata l'estate e anche qui ci sono delle polemiche, perché al mare troppi assembramenti ci sono, sia nella riviera sud che nella riviera nord. Ecco, qual è il suo giudizio? Lei non ha timore, non ha paura che possa tornare qualcosa di brutto? Intanto dobbiamo stare attenti, perché purtroppo le notizie che ci arrivano a livello mondiale non sono notizie che ci confortano, perché vediamo numeri importanti dovunque, e quindi dobbiamo stare cauti e fare scelte giuste e ponderate. Certo, non possiamo pensare di bloccare l'economia di una città, e quindi le attività sono riprese, bisogna riprenderle con la solita gradualità, con il buon senso, con l'attenzione, evitare situazioni a rischio. Infatti purtroppo succede che alcuni stabilimenti balneari non rispettino le procedure, purtroppo lo abbiamo notato, non rispettino anche i protocolli, che invece devono essere rispettati, e per questo poi intervengono le forze dell'ordine a sanzionare comportamenti anomali e irrispettosi del vivere civile, perché poi qui parliamo di rispetto di tutti, perché ciascuno di noi può essere portatore del Covid, e quindi i contatti devono essere fatti nella maniera giusta, seguendo tutti gli indirizzi previsti dai sanitari. Le attenzioni ci sono, ci devono essere, i controlli ci sono, cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra una città che deve ripartire e la necessità di tenere sotto controllo una malattia che, se tornasse, sarebbe un dramma per tutti. L'abbiamo già vissuto questo dramma, io vorrei che non tornasse più, e stiamo lavorando per questo, e quindi le precauzioni ci servono. Io mi rendo conto che sono precauzioni anche pesanti da rispettare per determinate attività, ma dobbiamo essere bravi ad unire l'attività e la necessità di svolgerla con le precauzioni necessarie. Nei giorni scorsi, sindaco, e cambiamo anche argomento per certi versi, c'è stata l'aggressione omofoba
che purtroppo ha lasciato degli strascichi polemici. Ecco, a mente fredda, rilassandosi su questo stupendo catamarano, molto caratteristico, elegante, che vi aspetta tra l'altro anche per trascorrere delle giornate diverse dal solito, compleanno, cene d'affari, davvero è bello esserci, basta prenotarsi e richiamare le attenzioni all'amico Oberdan Caposano. Ecco, che cosa dire di questo evento di cui ha parlato anche l'Italia intera? Intanto devo dire che mi è dispiaciuto tantissimo per questo ragazzo che è stato aggredito. Io sono andato a trovarlo in ospedale un minuto dopo che ho letto il giornale, quella domenica mattina, e ho trovato un ragazzo meraviglioso, nel senso che quello che si dice un bravo ragazzo. Non gli ho sentito pronunciare nessuna parola di livore nei confronti di coloro che lo hanno aggredito, anzi ha espresso parole di apprezzamento per la città e per i pescaresi, perché lui ha detto che è vissuto a Pescara tanti anni e una cosa del genere non gli era mai capitata, ma ha anche detto che nel momento in cui è stato aggredito i pescaresi che passeggiavano sulla riviera hanno cercato di bloccare questo ragazzo, e che questo ragazzo che io come potrei definirlo se non una persona che commette un atto delinquenziale, perché aggredire un ragazzo che passeggia tranquillamente sulla spiaggia di Pescara e soprattutto aggredirlo perché ha un orientamento sessuale è un atto veramente scellerato da condannare in ogni modo, senza se e senza ma. Io l'ho detto chiaramente, l'ho detto alla stampa, l'ho detto in consiglio comunale in sede istituzionale, ho detto che quell'atto era da condannare a prescindere e che era ancora più da condannare perché riguardava un discorso di orientamento sessuale, e quindi quando ci sono atti che vanno contro l'orientamento sessuale o il credo religioso o il colore della pelle sono ancor più da condannare rispetto ad atti che già di per sé sono scellerati e inaccettabili. Quindi questo ho fatto personalmente, l'ho fatto come sindaco di Pescara, l'ho fatto a nome di tutti quanti i cittadini. Poi che cosa è successo in consiglio comunale? In consiglio comunale è successo che io ho fatto il mio intervento dicendo a tutti i consiglieri: su questo argomento non ci si può dividere, bisogna uscire con un documento condiviso che tenga conto di tutte le sensibilità e dei ragionamenti a 360 gradi. Poi ho lasciato il consiglio perché io, come tutti sanno, gli ordini del giorno che invitano il sindaco non li voto, perché non posso invitare me stesso a fare una cosa, sarei uno schizofrenico se lo facessi. Però il mio pensiero e quello che io chiedevo all'intero Consiglio Comunale, lo avevo espresso chiaramente in un intervento che poi è stato anche registrato e mandato su tutti i canali YouTube, i social, le televisioni, quindi è conosciuto da tutti. Sono andato via dal Consiglio con l'intesa da parte di tutti i consiglieri che si sarebbe usciti con un documento condiviso, perché solo così poteva essere. Poi mi dicono che ha prevalso la logomachia politica, le polemiche, i distinguo, ciascuno aveva una posizione che non è mai stata in discussione rispetto alla Costituzione di parte civile, perché tutti erano d'accordo sulla Costituzione di parte civile nei confronti di chi aveva aggredito questo ragazzo e nella condanna dell'episodio e nella solidarietà al ragazzo aggredito. Cioè questi tre elementi trovavano concordi tutti quanti. Poi a quell'ordine del giorno si aggiungevano altre considerazioni legate a disegni di legge nazionali, legati ad altri elementi in cui tutti quanti non si riconoscevano o perlomeno volevano segnalare degli aggiustamenti rispetto a una posizione che sembrava ideologica e partitica e che invece doveva essere una posizione di tutta la città, e lì mi risulta che siano andati poi al voto con un voto che è stato quello che tutti quanti conoscono. Le polemiche successive mi hanno fatto male come persona, perché la mia posizione è stata espressa pubblicamente e quindi nessuno poteva metterle in dubbio. Queste parole le fanno onore? Mi hanno
mi ha fatto male come sindaco di Pescara, perché la città è passata per quella che non è, perché la città è una città aperta, una città accogliente, una città solidale, una città libera, e questo è Pescara, e purtroppo agli occhi esterni non è passata così Pescara, e le polemiche si sono gonfiate, e poi quando si gonfiano le polemiche si perde il senso del discorso e si alimentano situazioni che non si riescono a tenere più sotto controllo. Mi fa piacere perché proprio ieri ho ricevuto un messaggio personale di Massimo Gramellini, che sul Corriere della Sera aveva fatto un intervento su questo argomento e mi ha detto: sindaco, ho ascoltato il suo video, l'ho apprezzato molto, lei è una persona che sicuramente sa il fatto suo ed è migliore di quello che qualcuno ha voluto rappresentare in maniera scorretta. Al buon intenditore poche parole. A questo punto io la esorto nuovamente ad assaggiare. Grazie. Questo buon pesce fresco proposto dallo staff di Profumi di Mare a Villa Raspa di Spoltore. Un saluto ancora all'amico Serafino, ma anche al comandante Oberdan. E a questo punto io, caro sindaco, vorrei nuovamente cambiare argomento, perché tutti lo sanno che lei è una bravissima persona. Non vuole essere una sviolinata perché ci troviamo in questa circostanza, ma perché è davvero una cosa che risponde alla realtà dei fatti. Però in molti, e non solo le opposizioni, dicono che lei ha le mani legate perché lei vorrebbe fare tante cose, purtroppo la Lega non lo permette. È vero questo? Ma, vogliamo sfatare? Ma anche qui c'è solo una polemica politica inutile. Anche perché ricordiamo, lei è in Forza Italia. I cittadini hanno visto in quest'anno qual è stato l'impegno del sindaco e di una maggioranza che si dimostra sempre coesa al momento opportuno per fare le scelte giuste per la città di Pescara. E credo che ne abbiamo dato dimostrazione in tante occasioni e continueremo a darne ancora di più di dimostrazioni, perché ci sono molti progetti che sono partiti e che stanno partendo e che riguardano la trasformazione complessiva di una città che già di per sé è stupenda, ma che dobbiamo far diventare ancora più bella. Io dico che noi dovremo arrivare alla bandiera blu, ma ci arriveremo perché ci stiamo lavorando. Ieri sono andato all'inaugurazione di uno stabilimento balneare del figlio di Nicola Rabuffo, che purtroppo ci ha lasciato intanto 4 anni fa. Spalle, c'è uno spettacolo, uno spettacolo meraviglioso, e infatti le riprese credo che fanno onore alla nostra città. Nicolino Rabuffo purtroppo è mancato 4 anni fa ed era un'istituzione per Pescara, per chi viveva il mare e per chi vive il mare e la spiaggia. Ieri sono andato all'inaugurazione dello stabilimento del figlio, che ha voluto inaugurare proprio il giorno della ricorrenza della morte del padre, e qualche signora che era lì mi ha detto: sindaco, stiamo rivedendo le stelle marine a Pescara, stiamo rivedendo le stelle marine. Io avevo detto che volevo riportare i cannolicchi, ma intanto abbiamo le stelle marine. Dico anche questo, che noi abbiamo 10 km di costa e da anni e anni non succedeva che tutti i 10 km di costa erano balneabili. Noi abbiamo tutti i nostri chilometri di costa balneabili ed è una cosa incredibile, bellissima, una bellissima notizia, e stupenda. Come no? E su questo noi fonderemo il nostro percorso che abbiamo già iniziato per la bandiera blu a Pescara, perché in questi anni noi ci riusciremo a portare, perché Pescara vive col mare, vive sul mare, vive per il mare. L'acqua è fondamentale per Pescara, come vediamo anche in questo ambiente che stiamo attraversando. Dobbiamo valorizzare le vie d'acqua che abbiamo e gli spazi d'acqua che abbiamo, il fiume e il mare sempre di più. Lei è sempre stata una persona molto diplomatica, ma io non vorrei fare il provocatore di turno, perché molti sostengono che lei è un grande sindaco, però non ha una squadra all'altezza della situazione, con elementi alla loro prima esperienza in giunta per una città come Pescara, che necessita
non dico di volponi della politica, ma di gente, di mestieranti, cioè di gente che ha una certa esperienza in campo politico e amministrativo. Sono tutte persone che hanno voglia di fare, voglia di impegnarsi, però per Pescara qualcuno avrebbe voluto personaggi con maggiore dedizione, maggiore esperienza. Anche questa mi sembra un'affermazione che non si basa sulla realtà dei fatti. C'è un giusto mix in giunta di esperienza e di freschezza amministrativa. Io in giunta ho l'ex sindaco Mascia, che è stato sindaco della nostra città e l'ha fatto benissimo il sindaco, e adesso sta facendo benissimo l'assessore ai lavori pubblici. Ho Isabella Del Trecco, un'altra assessore di grande esperienza amministrativa, ha già fatto l'assessore per tanti anni, ha fatto il consigliere comunale, quindi grandissima esperienza. Ho Gianni Santilli, che ha fatto l'assessore a Pescara per tanti anni, adesso fa il vice sindaco e lo fa benissimo, sempre sul campo, sempre in mezzo alla strada a risolvere i problemi. Ho Eugenio Seccia, altra persona di grandissima esperienza, ha in mano il bilancio, settore delicatissimo per Pescara, e sta portando avanti egregiamente il lavoro che io gli ho assegnato. Oltretutto, con la Protezione Civile, con il Covid, ha dato veramente il massimo di sé, perché la Protezione Civile di Pescara è stata veramente l'elemento in più che abbiamo avuto, è arrivata dovunque, e mi piace sottolinearlo e ringraziare quei ragazzi, quei giovani, quelle donne che si sono messi a disposizione per aiutare coloro che soffrivano, coloro che si trovavano in disagio, coloro che avevano bisogno. Una grande Protezione Civile pescarese. Abbiamo Adelchi Sulpizio, un'altra persona di grande esperienza, ha fatto l'assessore, quindi sicuramente ci sono punte di diamante per quanto riguarda l'attività amministrativa. Poi abbiamo persone nuove, abbiamo Alfredo Cremonese, grande assessore al turismo, sta facendo veramente un grande lavoro per Pescara dal punto di vista turistico, aveva già un'esperienza amministrativa, adesso la sta mettendo in campo e sta dando il meglio di sé. Poi abbiamo new entry, persone nuove che non avevano esperienza ma che si stanno mettendo in gioco, come Patrizia Martelli, come la Nicoletta D'Inisio, come la Paoni Sacconi. Abbiamo persone nuove che sono in campo, che si stanno impegnando, penso di averli citati tutti, sì, gli assessori, no. Sì. Spero di non averli dimenticato nessuno, ma non mi sembra di aver dimenticato qualcuno, però sono veramente, veramente persone che stanno dando molto e stanno veramente facendo vedere che amano questa città oltre ogni cosa. Dopo poco più di un anno dal suo insediamento, si ritiene soddisfatto o pensa di aver potuto fare qualcosina in più anche alla luce dei numerosi problemi contingenti? Io devo dire molto soddisfatto, perché abbiamo incontrato un'emergenza mondiale che abbiamo affrontato nel migliore dei modi, quindi veramente siamo stati sottoposti a una prova incredibile e ne siamo usciti bene. Io ricordo che pochi giorni dopo il mio insediamento abbiamo avuto un'altra prova incredibile, il 10 luglio, l'alluvione e la grandinata. Anche lì ci siamo difesi alla grande, con 200 persone che hanno lavorato la notte per far sì che Pescara il giorno dopo fosse presentabile dopo una tragedia incredibile. Tant'è che i pescaresi me lo riconoscono, visto che ieri è uscito il sondaggio del Sole 24 Ore, 54,7% di gradimento, 3,4 in più rispetto all'anno scorso. Credo che sia un risultato incredibile per il lavoro fatto, e io non posso che ringraziare tutti coloro che con me hanno operato affinché questo succedesse, tutti coloro che mi sono stati vicini anche nei momenti difficili, perché in questi 3 mesi di lockdown io sono uscito ogni mattina da casa e sono rientrato alle 9, alle 10 di sera, molto spesso chiudendo il portone del comune da solo con 3 o 4 persone, collaboratori che con me uscivano e cercavano di mantenere questa città comunque nelle sue essenzialità sempre attiva. E poi ovviamente devo ringraziare i pescaresi che mi tributano questo affetto ogni volta che le vado in giro, bene, che mi vogliono bene e me lo dimostrano anche per i dati
che poi vengono rappresentati a livello nazionale. Queste le parole del sindaco di Pescara, l'avvocato Carlo Masci, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola in questa location particolare, dove continueremo ad assaggiare il buon pesce fresco proposto da Profumi di Mare a Villa Raspa di Spoltore. Un saluto all'amico Serafino, a tutto il suo staff. Qui pesce rigorosamente fresco, quindi continueremo ad assaggiare, a chiacchierare con il sindaco su questo catamarano sapientemente guidato dal comandante Oberdan Caposano, Fiumare d'Abruzzo, che vi aspetta tutti i giorni per gite, ma anche per incontri piacevoli, per riscoprire angoli della natura incontaminati. Davvero è bello esserci, un'altra faccia della città di Pescara, e non solo da scoprire, da vivere in occasioni particolari. Quindi grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci, grazie a tutto lo staff di Fiumare Abruzzo, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Un caro saluto. È l'alba di un nuovo giorno. Si diradano le nubi, riscopriamo luoghi a noi familiari. Ripartiamo da dove avevamo lasciato, in spazi che tornano ad illuminarsi, a riprender vita. Passo dopo passo, riprendiamo contatto con le piccole cose, i piccoli gesti, portando attenzione ad ogni singolo progetto. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, sviluppando nuove idee, progettando nuovi traguardi, guardando al futuro con un'energia tutta nuova. Riprendiamo in mano la nostra vita, la nostra quotidianità, con i timori che svaniscono e la speranza che rinasce. Apriremo nuovi scenari. Lo faremo insieme, con la forza e le idee che solo il gruppo sa dare, con la passione, i valori e i principi che ci hanno accompagnati da sempre. E una nuova consapevolezza, un orgoglio tutto italiano.